Montecatini Terme, città del Natale. Dal 7 novembre al giorno della Befana, questa cittadina sarà tutta la città dei bambini, ma non solo. E a Montecatini Terme quest'anno hanno fatto le cose in grande, perché oltre alla casa di Babbo Natale, alla casa degli Elfi, a una zona tutta organizzata con i falchi, alla pista del ghiaccio, ci saranno un sacco di manifestazioni collaterali. Allora, oggi è il giorno della conferenza stampa, qui nella sala consigliare del Comune, e io come al solito, per farvi capire qualcosa di più, andrò a chiedere ai diretti interessati. Il mondo dei giocattoli, molto importante nel mondo del Natale a Montecatini. Qui abbiamo il signor Maurizio Mosi, ma lei mi conosce? Ma certo sì, ma è tutta scena televisiva. Allora, Maurizio Mosi, il mondo dei giocattoli a Montecatini. Dove e cosa ci mettete? Allora, dove? Alle Terme Excelsior, in Viale Verdi. E è un progetto nato i primi del 2014, contattato tutti i più grossi collezionisti italiani che hanno contribuito. Ci saranno praticamente un'esposizione di giocattoli che provengano dal mondo del collezionismo. Ma non solo, cioè al di là di tutti i giocattoli di tutto il mondo e di tutta Italia, ci saranno i giochi con i giocattoli, ci saranno i laboratori, l'animazione, ci sarà Babbo Natale. Basta, signor Mosi, non dica tu, poi bisogna venire a vedere a Montecatini Terme Excelsior il mondo del giocattolo. E qui con il vice sindaco Rucco di Montecatini Terme, allora cosa ci dice il vice sindaco in un'occasione così importante che la città si veste dei colori di Babbo Natale? Ma l'occasione è storica più che importante, perché il dato significativo di questo evento è che la città è tutta unita su un progetto legato al turismo. Infatti noi puntiamo per i mesi di novembre, dicembre e i primi giorni di gennaio a battere il record storico di presenze in città. Tutte le categorie, il comune, tutte le realtà economiche hanno fatto sistema, e questo ci rende molto orgogliosi. È un lavoro veramente encomiabile da parte di tutti, e che ha richiesto mesi di unità di intenti e mesi veramente di sforzi molto significativi. E allora venite qua a Montecatini dal 7 novembre al giorno della Befana. Grazie. Grazie a voi. E come avevo anticipato nella presentazione, c'è il Parco dei Falchi con il nostro amico Fabio Bonciolini. E cosa accade, dov'è questo Parco dei Falchi all'interno di questa città di Babbo Natale, del Natale? Sì, allora il Parco dei Falchi è situato dentro il Parco delle Terme Torretta, e niente, è un'attrattiva che chiaramente è unica in Toscana, e farò un modo di far avvicinare questo mondo. Ma falchi veri? Sì, ovviamente, comunque voleranno liberi senza alcun impedimento, quindi non staranno in delle voliere, ma saranno comunque liberi. Non sono pericolosi, vero? Io sono domande sceme che faccio, ma insomma... No, assolutamente, sono tutti addestrati a stare con le persone, quindi anche con i bambini. Si possono avvicinare. Esatto. Che curiosità allora. Quindi sempre questa cosa a Montecatini, al Parco della Torretta. Della Torretta, 7 novembre, 6 gennaio. Grazie Fabio. Francesco Storai, della testata Val di Nievole Oggi. Allora, città del Natale a Montecatini, ci verrai? Ma sì, sicuramente per curiosità ci faccio un salto, e credo che sia un'attività che porterà parecchio lustro e turismo a questa città. Che e di soldi, questi... insomma. Non lo volevo dire, lo hai detto tu, ecco. Grazie. Sì, fondamentalmente sì. Il report Pistoia, Marco Baronti, la città del Natale. Qual è la tua situazione preferita di quelle che propongono? Il Bosco degli Elfi, i Falchi, la casa di Babbo Natale? Quanto sei bambino per scegliere cosa? No, sicuramente mi incuriosisce molto il Bosco degli Elfi, quindi sicuramente ecco, sarà una delle tappe, delle prime tappe che farò. E Faustina Tori per La Nazione. Qual è delle cose che verranno fatte a Montecatini per il Natale in questa situazione che si presenterà? Che tu preferisci, il Bosco degli Elfi? Vuoi andare sulla pista del ghiaccio? Vuoi andare alla casa di Babbo Natale? Cosa? Allora, io andrei nel Bosco degli Elfi. Nel Bosco degli Elfi. Ma quanto sono bambini questi giornalisti? Faustina Tori, La Nazione. E adesso è il momento di David Meccoli, Il Tirreno. Preciso. Allora, tu cosa hai scelto delle situazioni che ci sono a Montecatini per la città del Natale? Dove vuoi andare? Nel Bosco degli Elfi, come hanno fatto gli altri colleghi? Vuoi andare sulla pista del ghiaccio?
a maestrare falchi, casa di Babbo Natale. Lo so, io ho un bimbo piccolo, quindi penso di poterli girare tutti, insomma, queste situazioni. Tanto io non so fare nulla, non so pattinare sul ghiaccio, non conosco gli elfi, non mi so perdere sui pony, non so cavalcare, però al bimbo gli faccio fare tutto, perché lo devo obbligare, non ci sono riuscito io, ci dovrà riuscire lui. Bene, questi ci siamo fatti un'idea della stampa, perlomeno quella in rappresentanza della stampa locale, delle loro passioni future per la città del Natale a Montecatini. E qui abbiamo una bella signora, Rossella, parlanti di Confesercenti. Allora, Confesercenti, negozianti, soprattutto commercio, no? Come la vedono i commercianti? Credono in questa cosa di Montecatini, città del Natale? Sì, sicuramente sì. Almeno la stragrande maggioranza che ci ha contattato è soddisfatta di questo grande evento che andiamo a sviluppare. Bene, vedremo, tornerò dopo che sarà stata realizzata. Grazie. Bene. E adesso Claudio Chimenti, amico dei mercoledì estivi per quanto ci riguarda, ne abbiamo passati molto insieme nel centro commerciale naturale di Montecatini, tu sei il presidente, no, di questo centro commerciale naturale, e invece dall'estate passiamo all'inverno caldo con Babbo Natale, con gli elfi, quanto siete coinvolti voi come centro commerciale naturale? Beh, siamo coinvolti in prima persona, siamo gli organizzatori anche ufficiali dell'iniziativa e coordinatori insieme al tavolo e all'amministrazione comunale, a tutte le associazioni di questa iniziativa. La città del Natale vuole raccogliere intorno a sé tutte queste iniziative, per prima la casa di Babbo Natale che ha dimostrato, e questo è il terzo anno, ha dimostrato di portare grandi flussi di persone a Montecatini, e offrire a queste persone che vengono anche la possibilità di stare una notte in più per vedere tante altre cose. Questa signora è Francesca Taddei, è una donna molto importante a Montecatini per quanto riguarda gli alberghi. Rappresento una delle associazioni territorialmente importanti, che è l'associazione APAM Federalberghi, ma oggi la giornata ci vede coralmente uniti verso la realizzazione di un progetto che coinvolge gli alberghi, il commercio, la ristorazione, gli eventi, insomma la città del Natale, Montecatini, la città del Natale si è resa possibile grazie alla fattibilità di tante forze unite verso un unico obiettivo, che è quello che siamo qui a presentare oggi, e sarà sicuramente un grande successo di tutti, corale. Quindi una domanda da due secondi: hanno già avuto gli albergatori richieste, prenotazioni, o ce ne sono in arrivo per questa città del Natale? No, abbiamo già ricevuto tante prenotazioni e su alcuni periodi siamo già nella criticità di reperire prenotazioni. Questa è una bella notizia, grazie. Senz'altro, grazie. E chi voce più autorevole di rappresentanza della città di Montecatini, in questo caso Sindaco Bellandi, rappresentante della città del Natale a Montecatini. Va bene, mi mancano le renne al posto dell'automobile, ma chissà che nel periodo natalizio, da questo 7 novembre al 6 gennaio, magari una barba lunga al nostro sindaco, a Babbo Natale. No, non importa che me la faccia crescere lunga, sono abbastanza messo a Babbo Natale anche per l'età, di sicuro. Però mi fa piacere, quello che mi fa piacere è che veramente, e gli applausi di sottofondo lo gratificano, che abbiamo messo insieme la città. Questo è un grande talento, io credo, per un politico, per un sindaco, riuscire a unire tutti, no? Perché spesso si vedono iniziative. Questo è stato un suo grande merito e mi sento di farglielo questo complimento. Forse l'unico, perché poi hanno lavorato gli altri, no? Hanno lavorato tanta gente, tutte le categorie, per il comune ha lavorato l'Alessandra De Paola, Elga Bracali, quindi hanno lavorato tutti, l'ha detto Ennio Rucco, l'hanno detto le terme, ma sono stati giorni anche di patimento, ma poi vediamo, speriamo, e trasformarsi Montecatini, le terme di Babbo Natale, più che Montecatini, le terme di Babbo Natale, è una bella occasione. Sindaco, una domanda che ho fatto ai giovani giornalisti alla conferenza stampa: lei potesse scegliere, quanto si sente bambino per andare alla casa di Babbo Natale, per andare alla pista sul ghiaccio, al mondo dei giocattoli, agli elfi, ai falchi, dove vorrebbe andare? Ne deve scegliere uno. Io sono nato il 6 gennaio, giorno di Befana. La Befana non è contemplata, finisce la festa, sindaco. Ecco, niente, non voglio portare il carbone a nessuno, quindi non mi fate scegliere, andrò dappertutto, li vedrò così a pelle. La cosa forse più bella è vedere la gente, non faccio il bambino, vedere i bambini che si divertono, questa è la cosa più bella che un sindaco si può aspettare. In bocca al lupo, sindaco, e buon lavoro.
Beh, io spero di avere anche un bel regalo di Natale per Montecatini Terme, proprio un bel regalo sotto l'albero. Grazie. Fabrizio Raffaelli, rappresentante, diciamo, della cosa più importante di Montecatini, delle terme, amministratore unico delle terme di Montecatini. Quindi una bella iniziativa, la città del Natale. C'erano un po' alcune voci che dicevano che le terme, insomma, c'era un attimo di una piccola guerra con la casa di Babbo Natale. Si è risolta questa cosa, Raffaelli? Sì, senz'altro, dico, siamo stati per un certo periodo la strega cattiva delle iniziative di Babbo Natale, però diciamo che ogni cosa che è stata fatta nell'interesse della città, della società, della tutela di quelle che sono sia il patrimonio immobiliare delle terme, ma anche quello che è ovviamente l'esigenza della società per azioni. E credo che alla fine poi sia stata trovata una soluzione che ha fatto contenti tutti, tant'è vero che mettiamo a disposizione per questa iniziativa della città del Natale di fatto tutti gli stabilimenti e tutti gli spazi delle terme, quindi credo che ci sia una assoluta condivisione del progetto, un'assoluta condivisione e sostegno a una iniziativa complessiva che può essere anche un viatico molto importante per la città. Voi potreste pensare che sto intervistando una modella, un'attrice, no? Qualcosa che fa rima con attrice e imprenditrice. Molto, quello sì, tanto. Camilla Carnesecchi, imprenditrice del Natale. Io posso dire che me la sento di dirla questa cosa. Grazie a lei, con la sua casa di Babbo Natale, da quanti anni a Montecatini? È il terzo anno questo. Dal terzo anno, poi dopo si è sviluppato tutto questo, cioè le radici di questo albero di Natale importante partono da Camilla. Difficoltà in pochi secondi, gioia e soddisfazione, tanti soldi. Ma sa, quelli sono tanti anche messi negli investimenti, insomma, perché quello che noi comunque si va a prendere poi in parte, in tanta parte lo andiamo a reinvestire per farla sempre più bella questa casa di Babbo Natale. Cioè, io sono stato nella vostra casa a fare... Sarà ancora più bella. L'anno scorso ho fatto intervista alla mamma. E quest'anno no, non c'è più, le scenografie e tutto il resto viene curato direttamente da me. Ah, te ne occupi te, quindi verrò insieme a te nella casa. Certo, volentieri, ti aspetto. Comunque, quello che ho sentito venendo nella vostra casa di Babbo Natale, rispetto a altri posti dove festeggiano il Natale, altre case, altri villaggi, calore. Sì, perché è fatto con gli occhi di una mamma. Sono io ho una bimba di 4 anni e mezzo e tutte queste cose sono fatte per far come posso dire, far breccia nel suo cuore, che ogni volta che viene si deve illuminare a vedere tutto quello che è lì. Senti, io Camilla verrò a fare il servizio, va bene da te, però io ti voglio vestita da mammina Natale. No, al massimo così, sempre in tailleur. Sempre in tailleur, quindi non ti vedo con il cappuccino. No, mai. Vabbè. È una sfida che mi piaceva lanciare. Comunque no. Grazie Camilla. Prego. E ti auguro buon lavoro. Sì, prego, grazie. E buon Natale. Grazie, sì, giusto. E a conclusione di questa bella conferenza stampa con gli amici giornalisti, con il sindaco, i responsabili delle terme, tutte queste belle cose che vedremo a Montecatini Terme dal 7 novembre al 6 gennaio, giorno in cui si conclude con la Befana, gli amici del cappellaio di Montecatini, cappellaio matto di Montecatini Terme, che hanno realizzato questo bel buffet, vi salutiamo e buon Natale e venite a Montecatini 7 novembre. L'ha imparato dal 7 novembre al 6 gennaio. Anche lui gli ha detto. Ciao da Alessandro Martini e dal comune di Montecatini Terme. Ora si beve.